Durante il lockdown, una categoria che ci ha rimesso notevolmente, come tante altre, è quella che riguarda i parrucchieri. Dopo il lockdown, la riapertura è stata abbastanza difficile perché sono tante le norme da seguire. Con noi, un noto parrucchiere, Jerry Garlisi. Com'è stata la riapertura dopo il lockdown e quali norme avete seguito? Allora, è stata molto travagliata perché ci siamo dovuti adeguare a mille norme, come si può immaginare, e quindi ci siamo un po' attrezzati con tutti i prodotti di monouso, quindi dalle mantelline ai guanti, alle mascherine, tutto quello che diciamo usa e getta, e naturalmente adotteremo per tutto questo periodo una turnazione di massimo 3-5 clienti a volta, per evitare assembramenti, mantenendo in maniera accurata il distanziamento sociale, che è la cosa più importante, penso. Ma un parrucchiere che è abituato ad avere tanti clienti nel corso della giornata, soprattutto nel fine settimana, con soli 3 clienti e con le spese che ci sono per sanificare, come ha detto lei, mascherine, prodotti monouso, con i guadagni, come va? Purtroppo siamo stati costretti a guadagnare di meno e il cliente ha un piccolo ritocco di prezzo, perché altrimenti non riusciremo nemmeno a pagarci le spese crude di quello che può essere un servizio finale. E ho dovuto per forza aumentare qualcosina di quello che sono realmente le spese che abbiamo all'interno del nostro negozio. Infatti, tanta gente si lamenta dei prezzi aumentati un po' ovunque, però purtroppo, come ha detto lei, siete costretti a farlo perché avete spese aggiuntive e meno clienti. Sì, abbiamo spese aggiuntive e meno clienti e comunque i prezzi sono aumentati anche per noi. Mentre prima un pacco di monouso costava X, oggi costa Y, cioè tutto aumentato, proprio questo lockdown ha aumentato tutti i prezzi. Quindi prezzi aumentati, minor affluenza di cliente verso il nostro negozio, quindi abbiamo questo è un problema molto 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 serio. E tra l'altro non sapete fino a quando durerà questa situazione, ma a livello di cifre ci sono i ristoratori che dicono abbiamo il 50% in meno di guadagno. Su per giù, la vostra categoria, quanto guadagno ha in meno? Penso che sia un andamento un po' generale per tutti, penso che la metà proprio, perché proprio materialmente si lavora al 50 se non di più, al 60% in meno, essendo che la turnazione è ridotta, distanziamento sociale, il prezzo leggermente aumentato, sono tutti dei fattori che vanno a influire sull'economia di chi va a farsi i capelli. E ritorniamo al periodo del lockdown. 2 mesi di chiusura è stata una bella botta con le tasse da pagare, le dipendenti che lei ha mantenuto. Sì, allora per fortuna diciamo che lo Stato ci ha dato la possibilità di mettere le nostre dipendenti in cassa integrazione, anche se ancora aspettano la cassa integrazione per quella miseria che gli hanno dato e quindi lei si può immaginare di cosa si tratta. E per noi è stato pure catastrofico perché abbiamo dovuto, perché non siamo né ricchi da poterci mantenere né poveri da avere gli aiuti sociali. Quindi è stato proprio un periodaccio molto molto pesante, siamo un po' tutti provati da questo. Speriamo che ora ci sia un allentamento di queste misure in modo da poter tornare alla normalità, anche se con i dovuti sistemi sempre di controllo, perché da quello che si sente in giro ci sono ancora dei casi positivi.